Vediamo come si propagano le onde elettromagnetiche generate da una carica positiva oscillante su e giù lungo una antenna, in particolare in direzione perpendicolare al moto oscillante di questa carica e quindi di questa corrente elettrica che va su e giù. Si propagano lungo gli assi XY e lungo tutte queste direzioni su questo piano XY si propagano queste onde elettromagnetiche monocromatiche di tipo sinusoidale con una frequenza di oscillazione del campo elettrico e del campo magnetico uguale alla frequenza di oscillazione della carica che sta oscillando nell'antenna. La carica oscillante compie quindi un moto armonico che genera queste onde sinusoidali, onde monocromatiche elettromagnetiche. Queste onde elettromagnetiche si possono propagare nello spazio vuoto senza bisogno di un mezzo materiale. Si credeva che fosse l'etere, ma poi dopo il 1905, dopo la relatività di Einstein, fu chiaro che questo mezzo materiale non esiste. Dunque le onde elettromagnetiche, a differenza delle onde meccaniche e in particolare delle onde sonore, non possono propagarsi nel vuoto. Invece le onde elettromagnetiche sì, le onde meccaniche no, perché hanno bisogno di un mezzo materiale e le onde meccaniche sono proprio le vibrazioni delle particelle di questo mezzo materiale, che può essere l'aria, può essere anche una corda, o l'acqua, oppure una trave d'acciaio, di metallo e così via. Invece il campo elettromagnetico non ha bisogno di mezzi materiali perché si autogenera. Cioè, come vedremo tra poco, il campo elettrico genera il campo magnetico, il quale a sua volta genera il campo elettrico e così via, grazie alla terza e alla quarta equazione di Maxwell. Un campo magnetico variabile genera un campo elettrico variabile genera un campo magnetico. Più precisamente, un flusso magnetico variabile genera un campo elettrico circolare e un flusso elettrico variabile genera un campo magnetico circolare. Dunque la variazione locale di un campo, per esempio il campo elettrico, fa insorgere l'altro campo, per esempio il campo magnetico e viceversa, nelle immediate vicinanze, in un processo di generazione a catena, che poi è l'onda elettromagnetica che trasporta il campo elettromagnetico nello spazio anche a grandi distanze dalle sorgenti, e sono appunto le onde elettromagnetiche. Entriamo adesso nei dettagli, ricordando che le prime onde elettromagnetiche furono generate e anche poi ricevute sperimentalmente da Hertz nel 1887, facendo oscillare una corrente di elettroni lungo un'antenna metallica lineare, quindi un'antenna oscillante, cariche oscillanti, mediante una DDP alternata applicata all'antenna. Abbiamo già visto l'applet, cioè la simulazione virtuale con la carica che oscillava su e giù generando queste onde elettromagnetiche nello spazio, soprattutto in direzione perpendicolare al moto di oscillazione,